Siamo qui con Fabio, che lo sono nel 32, appena finita l'assemblea di Piazza Duomo, che chiedeva appunto un cambiamento, no? Lo slogan "Non c'è futuro senza cambiamento". Come è andata l'assemblea? Ma secondo me l'assemblea è andata molto bene e forse anche inaspettata la partecipazione, perché effettivamente ieri c'era stata un'altra piazza che io oserei definire comunque di regime. E convocata da un partito, anzi dal centro-sinistra, proprio con tanto di cartelli in tutta la città e anche auto che megafonavano per tutta la città, e che aveva portato comunque un migliaio di persone in piazza ed era stata anche abbastanza dura. Loro avevano detto delle frasi anche un po' pesanti, addirittura ho sentito che chi chiede le dimissioni di Cialente in questo momento è uno sciacallo, quindi insomma. Non era affatto scontata tutta la partecipazione, perché poteva aver intimorito oppure anche un po' depresso la cittadinanza dopo 4 anni e mezzo, quasi 5, e non c'è più quel fervore magari dell'immediato post-sisma, quindi non era affatto scontato che il tendone fosse pieno, con gente peraltro fuori, perché erano tutti occupati i posti a sedere. Quindi è andata molto bene. E la cosa importante è che questa qui si è caratterizzata come appunto un altro pezzo di città e un altro tipo di città che forse realmente può, è l'unica che forse può andare a testa alta, non gli altri, proprio perché dall'immediato post-sisma che denuncia le malefatte non solo del governo, dei commissari, ma anche di questa amministrazione. Come è stato ricordato in assemblea, il 332 già 3 anni fa chiese le dimissioni di Cialente, a differenza di molti altri che magari le chiedono oggi, però forse 3 anni fa, insomma, o stavano da quella parte oppure avevano timore a chiederle. Quindi una parte di città che rifiuta quest'ordine che questa amministrazione, ma anche il centrodestra con cui hanno trescato insieme, ha stabilito in questa città, ma anche da prima del terremoto. Poi si è ovviamente consolidato molto meglio nel post-terremoto, perché ovviamente sono arrivati tantissimi fondi, e al di là che poi siano stati stanziati o meno, però comunque per i puntellamenti, per l'emergenza, e quindi si è consolidato perché c'è stato da pescare, insomma, da mettere mano, da fare bottino pieno, ovviamente con la complicità del centrodestra, dell'allora anche governo. E non ci scordiamo che questa città è stata chiusa nell'immediato post-sisma, come tutti i centri storici dei paesi, e quindi dentro c'è stato un saccheggio totale. E ovviamente non mi riferisco ai piccoli casi di sciacallaggi nelle case, ma proprio sui puntellamenti. È stato puntellato di tutto, anche roba che doveva, insomma, che era quasi sull'orlo del crollo, in casi inutili, e oltre che sull'emergenza. Per tornare alla domanda iniziale, questa parte di città, secondo me, ora non deve commettere l'errore di magari di rintanarsi, perché comunque bene o male l'assemblea c'è stata, oppure. Se Cialente non ritira le dimissioni, magari rischia di perdersi, così. E così come secondo me non deve commettere l'errore di cadere, come invece da qualche intervento oggi si è percepito, nell'isteria elettoralistica, per cui oddio dobbiamo immediatamente, addirittura qualcuno ha subito proposto oggi, nominiamo subito un presunto un futuro candidato, sindaco, vice sindaco, insomma. Noi come 332 invece abbiamo nei nostri interventi ribadito che in questo momento ci interessa ben poco pensare a chi fra 3 mesi, nel momento in cui non dovesse ritirare le dimissioni, potrebbe prendere il suo posto. Non hai paura però che appunto il governo ne approfitti per stanziare meno fondi per la ricostruzione in generale? Ma potrebbe essere potrebbe essere un rischio, però attenzione, perché il centro-sinistra ieri ci ha battuto molto su questo tasto, quasi presentandosi come gli unici detentori della ricostruzione di questa città, quando poi sappiamo benissimo che il governo, per carità, attua tantissimi limiti e sicuramente ha sacrificato l'Aquila sull'altare dell'austerity, di queste politiche per cui i soldi arrivano col contagocce, li devi andare ad elemosinare, che è anche abbastanza umiliante, mi rendo conto, per tutta la cittadinanza.
Però effettivamente ci serve anche un progetto chiaro di cosa vogliamo andare a ricostruire. Cioè, il rischio ci potrebbe essere, però sta a noi far anche capire a tutta l'Italia che in questo momento ci vede come un po' i furbetti, anche una parte in realtà come i furbetti del quartiere, far capire che appunto noi non c'entriamo nulla con quella parte che finora ha gestito la ricostruzione, che noi siamo la speranza, siamo il futuro di questo, ma noi io intendo proprio questa parte di cittadinanza, siamo il futuro e quindi e che la meritiamo la ricostruzione di una città, anche perché noi abbiamo deciso di non andarcene, non ce ne andremo da questa città, quindi anche se non arriveranno i fondi, noi continueremo a stare qua finché, perché è il nostro diritto la ricostruzione della città. E come dicono, e concludo, tanti italiani che scrivono poi sui vari social network, un paese come l'Italia che non ricostruisce una città come l'Aquila non è un paese civile.